Davide Pittoni, seconda finale della carriera, come era andata la prima? Perso 4-3 con lo Osoppo in una finale di un po' di anni fa. Insomma, la volontà immagino sia invertire la tendenza, chiaramente. La speranza è quella, dopo la finale è sempre la finale, tutti ci danno per favoriti, ma non è così. Secondo me abbiamo una squadra molto giovane, il rischio è di trovare l'emozione possa fregare i giocatori. Loro è una squadra sicuramente più esperta con i giocatori che hanno, quindi è una finale da giocare, insomma. Primo anno a Moggio, ma ti aspettavi di arrivare a questo punto con una situazione di classifica in campionato molto buona e la finale di Coppa? Allora, all'inizio c'era questo progetto giovani, cosiddetto, e ha detto andiamo per cercare di far bene e dopo effettivamente abbiamo fatto bene, stiamo facendo bene, questo merito dei ragazzi, merito della società che ha saputo scegliere. È merito del gruppo, perché devo veramente dire è un gruppo che da anni non trovavo, unito, coeso. Io gli dico ragazzi di un'altra generazione, dei tempi passati, che hanno piacere di giocare a calcio, quindi è molto bello allenare una squadra così. Mogese non vince un trofeo da 38 anni, senti il peso di queste? No, assolutamente no. Ne abbiamo già parlato con i ragazzi, ne torneremo a parlare, deve essere un divertimento, uno stimolo per loro, anche perché secondo me per molti di loro è la primissima finale, quindi è una cosa che devono viverla e godersela il più possibile, sperando di avere il risultato positivo naturalmente. Con il team Cleolis ci sarà un po' di turnover? Sì, un qualcosina ci sarà, anche perché il team verrà agguerrito, sono vecchi, sono cattivi, ce le hanno già promesse, quindi un po' di turnover bisogna fare assolutamente.